Sui grandi classici Disney 95 uscito nel novembre del 2023 viene pubblicata una storia molto interessante appartenente alla serie della macchina del tempo, quella italiana, Topolino e l'automa scacchistico. Scritta da Pierfrancesco Prosperi per i disegni di Lino Gorlero, racconta del primo automa scacchistico, il Turco, costruito nel 1770 da Wolfgang von Kempelen per conto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. La storia disneyana, però, è ambientata qualche decennio più tardi, nel 1795, in particolare alla corte di Caterina II, zarina di tutte le Russie. Visto il protagonista e la mia passione per gli scacchi, non potevo non parlare di questa storia all'interno di Disney Comics and Science. Il Turco, come detto all'inizio, era un automa che attraverso una serie di ingranaggi era in grado di muovere i pezzi su una scacchiera che si trovava sopra un cassone che di fatto era il tavolo sul quale il Turco giocava contro i suoi avversari. Gli ingranaggi erano posti nella cassa sotto la scacchiera e von Kempelen, ogni volta che il Turco andava ad esibirsi, apriva tre sportelli che erano posti nella parte anteriore della cassa. Li apriva uno alla volta, però facendo attenzione a chiudere ogni volta lo sportello precedente. Questo per consentire all'operatore che era all'interno della cassa di potersi spostare nei vari comparti in maniera tale da non farsi vedere dal pubblico. E già, perché in realtà il Turco non era un vero e proprio automa, ma aveva bisogno di un operatore umano per poter muovere i pezzi. L'operatore posto all'interno della cassa era in grado di vedere la posizione dei pezzi grazie a una serie di magneti che erano posti sotto alla cassa stessa, e in questo modo poteva poi capire e decidere qual era la mossa successiva con cui rispondere. Generalmente, a meno che non fosse un esperto scacchista, c'erano una serie di appunti per capire come rispondere alle varie mosse dei suoi avversari. Ovviamente l'operatore doveva avere delle dimensioni fisiche sufficienti per stare più o meno comodo all'interno della cassa, oppure, come nel caso del polacco Wolowski, non doveva avere più l'uso delle gambe, che si narra avesse perso nella guerra. In effetti questa storia di Wolowski non è esattamente verificata, perché è stata raccontata nel 1859 in un articolo non accreditato che riporta a sua volta una storia di un mago e illusionista francese, Jean-Eugène Robert Houdin, secondo la quale appunto questo Wolowski aveva perso le gambe in guerra ed era uno degli operatori del Turco. C'è però da dire che il mago francese in effetti era nato nel 1801, quindi una storia di questo genere non è che potesse proprio averla verificata di persona, visto che comunque stiamo parlando del 1795. In ogni caso, su questa storia di fatto si basò il film sempre francese del 1927, The Chess Player, in cui venne raccontata proprio la storia di questo Wolowski ribelle che si intrufola dentro il Turco per poter entrare dentro il palazzo di Caterina II. E in effetti la storia di Prosperi Gorlero riprende pari pari, trasformandola in termini disneyani, quella trama lì, di fatto diventandone più che una storia originale, una vera e propria parodia del film del 1927. D'altra parte, il Turco, che alla fine di quella storia viene fucilato, riuscì a sopravvivere per diversi decenni ancora oltre il 1795. Infatti, alla morte di von Kempelen, avvenuta nel 1801, i figli decisero di vendere il Turco, che venne successivamente acquistato nel 1805 da Johann Malzel.
Quest'ultimo nel 1811 a sua volta lo vendette al principe di Venezia, nonché viceré d'Italia, solo che poi, qualche anno più tardi, nel 1815 andò a ricomprarselo. In questo caso non si sa bene come andò la questione, però una delle tante supposizioni dice che in realtà il principe Eugenio decise di rivendere il turco perché aveva scoperto che in realtà quest'ultimo non era un vero automa. Dopo aver riacquistato il turco, Maelzel organizzò un vero e proprio tour europeo per tirare su un bel po' di soldi, cosa che effettivamente gli riuscì. Tra l'altro sembra che tra gli operatori del turco c'erano anche alcuni scacchisti professionisti, come per esempio il maestro francese Jacques Muret. A quel punto Maelzel nel 1826 decide di trasferirsi negli Stati Uniti e proseguire lì il tour del turco. La sua carriera lì in questo caso proseguì per alcuni anni fino a che nel 1836 non venne interrotta da un articolo di Edgar Allan Poe che finalmente rivela il segreto del turco. Ovviamente questa cosa non fece tanto bene alla fame e alle finanze di Maelzel e con essa anche il destino del turco fu piuttosto sfortunato fino a che non andò a finire in un museo a Filadelfia, il Peel Museum, dove venne distrutto da un incendio il 5 luglio del 1854. Quindi, rispetto a quanto raccontato dalla storia di Prosperi Guerrero, più o meno ci vollero altri 60 anni più prima che il turco venne distrutto sul serio. Quindi, no, non fu fucilato, no, non era un automa vero e proprio, e probabilmente no, non andò neanche mai a giocare in Russia, però alla fine la storia resta comunque gradevole, divertente e, diciamolo, ci ha permesso di parlare di quello che è stato il primo automa, non automa, scacchistico della storia. Anche perché per avere il primo vero automa in grado di giocare a scacchi bisogna aspettare il 1912, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia. E allora, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli della serie Disney Comics e Science, e magari, perché no, quello in cui in futuro proseguirò a narrare la storia degli automi scacchistici. Per ora non mi resta che darvi un caloroso saluti a tutti!